popolo delle Iene. Come avete già sicuramente sentito, i più grandi, diciamo, amministratori si stanno chiedendo di come sta procedendo lo smart working. Marco, Emilia e Mariella, e la notizia sta rimbalzando su tutti i social. Per fare questo abbiamo raccolto le opinioni dei nostri collaboratori, ingaggiando la nostra squadra speciale di inviati. Ecco a voi il servizio. Anche noi della FLECOL stiamo attraversando questo periodo di difficoltà, disagio e preoccupazioni, ma nonostante tutto, tramite la modalità smart working, continuiamo io e i miei colleghi ad essere operativi nel nostro campo, con la speranza che si ritorni quanto prima, alla vita normale. Per questo vi chiedo, qual è la cosa più divertente che i clienti vi hanno detto al telefono? Buongiorno, siamo a Napoli, telefonata tratta da una storia vera. Il cliente telefonicamente mi fa: a te non c'è bisogno della 104, c'è bisogno della 208. E come mai? Perché si fissa da volta. Mugliori sto telefono e lasciami stare, grazie a Dio, con mugliore maglietta. La cosa più divertente che mi ha detto un cliente al telefono è stata: dopo mezz'ora di conversazione non mi interessa nulla, io ti ho ascoltato soltanto per sentirmi dire qualcosa di nuovo e alla fine mi ha anche salutato dicendo vai a zappare la terra. Una volta, chiamando sul cellulare, mi rispose un sardo con fischi e in dialetto e niente, praticamente poi si scoprì che perché stava urlando, sentivo anche cani che abbaiavano in sottofondo e scoprì che praticamente, cioè almeno scoprì, mi disse che lui stava pascolando le pecore e quindi a lui internet nemmeno serviva. La cosa più divertente che mi è capitata con un cliente. Dopo un'ora di conversazione, di spiegazioni, la signora si decide a procedere. Bisogna andare con la registrazione vocale. Solita raccomandazione, signora, ad ogni mia domanda risponda solamente sì. Comincia la registrazione, lei è la signora Francesca. Attimo di silenzio, solamente sì, risponde. Per fortuna, però, dopo una ripetizione, il contratto è andato a buon termine. La cosa più divertente che mi è successa con il cliente in linea sicuramente è stato inizialmente quando era appena entrata in FLECOL, quindi le prime chiamate, e stava appunto spiegando l'offerta al signore e appunto anche della copertura che aveva comunque una DSL in banda larga con Fastweb. La risposta del cliente è stata: signorina, ma io e mia moglie stiamo bene, non abbiamo niente, e mi chiuse il telefono. A me la cosa più divertente che mi è successo, divertente, non è che mi rimane in mente niente a me, perché io le avevo fatto la proposta e una signora mi ha detto no, non posso perché c'è il coronavirus, non posso cambiare operatore. Divertente. Ciao a tutti, mi è stata chiesta la cosa più divertente che mi abbia mai detto un cliente. Mentre facevo la raccolta dati, io ho chiesto l'indirizzo al cliente, poi ho detto mi dà pure il codice di avviamento postale. La cliente fa: che cos'è il codice di avviamento postale? Io gli dico: signore, il CAP. Fa lei: ah, scusami, il capoluogo. L'aneddoto più divertente che ricordo, tra i tanti, ci sarebbe da fare un libro, e quando ho fatto una telefonata, e naturalmente mi sono presentata, ho iniziato, diciamo, e ho chiesto dell'intestatario, e l'intestatario, il signore dall'altra parte del telefono, mi ha detto con una nonchalance: ma io sono il cocchiere. Pronto, buongiorno, sono Massimiliano Tornatore, la contatto per conto della FLECOL Fastweb Compagnia Telefonica. Per chi? Siamo la compagnia telefonica. Ma voilà, siete tutti uguali! Dite di garantire un servizio di connessione, alla fine non garantire un bel niente! Fate credere all'uno nel pozzo! Preferisco star senza, eh! Ma voilà, ma chi sei tu? A chi la conosce? Allora, la cosa più divertente che mi hanno detto al telefono è stata una signora che mi ha rimandato perché doveva parlare con il marito. Io gli chiesi quando è che lo potevo trovare, lei mi disse quando mi sposo.
Buongiorno, allora la domanda è: qual è la cosa più divertente che i clienti ci hanno detto? Personalmente, quella che più ricordo è quando ho chiamato una signora e invece di rispondere l'interessata ha risposto un uomo. Io pensavo fosse il marito, però ha detto lei, io ho chiesto: lei è il marito? E la voce dell'uomo ha risposto: no, io in realtà sono l'amante, però non dica nulla all'amante della signora, però non dica nulla al marito che la sto tradendo. Questa è stata la cosa più divertente. La cosa più divertente in realtà purtroppo ha acchiappato sempre clienti molto poco simpatici, però una conversazione simpatica fu, guardi, una cosa veloce perché sto facendo l'amore con la mia ragazza, e feci, ah vabbè, allora la richiamo tra 2 minuti, tanto più o meno il tempo è quello. Questa è una cosa più divertente che mi ricordo. Questa è. Ciao! Ve lo sareste mai aspettato quest'anno di rimanere rinchiusi in casa? Beh, ci siamo riusciti, siamo rimasti rinchiusi in casa per colpa di questo maledetto virus, però adesso stiamo uscendo da questa crisi. Vi rivolgo una domanda a tutti. Appena usciremo da questa quarantena, appena arriveremo al lavoro, cosa fate per prima? Cosa fate appena arrivate al call center? Salve a tutti. Dopo questo periodo di quarantena, la prima cosa che farò appena tornerò alla Free Call sarà ovviamente salutare tutti e poi andrò a salutare soprattutto Mariella e le chiederò il cambio del cartellino visto che ormai sono un membro effettivo della grande famiglia della Free Call. Vi saluto tutti e spero di rivedervi presto. Un abbraccio grandissimo. Allora, mi è stato chiesto cosa farò, qual è la prima cosa che farò quando rientrerò al call center. Vabbè, sicuramente la prima cosa sarà riabbracciare tutti i miei colleghi e poi ovviamente mettermi a lavorare, perché roppa Matteo Chiosendi che a fine giornata si lamenta sempre. Comunque, no, a parte gli scherzi, spero che tutto andrà bene e che ci riabbracceremo tutti quanti presto. La prima cosa che farei al mio ritorno, da Caprio a DiCaprio, il passo è un Il motivo per cui ti sto chiamando, John, è che è appena arrivato qualcosa sulla mia scrivania. È forse la migliore cosa che io abbia visto negli ultimi 6 mesi. Se hai 60 secondi te ne vorrei parlare, ce l'hai un minuto? dispiace, sono davvero Il molto... nome Sì, della io società? apprezzo molto la chiamata. Devo davvero farci un pensiero e parlarne con mia moglie. La posso Loro non richiamare? sanno, giusto? Ci devono pensare, ne devono parlare con le loro mogli o con la fata turchina. Il punto è chi se ne Ok, frega. facciamolo, ci metto 4.000, mi sento più tranquillo. Fammi chiudere subito la transazione e ti faccio chiamare dalla mia segretaria per darti la conferma, d'accordo, John? Sì, d'accordo. Fantastico. John, grazie mille della fiducia e benvenuto nel centro di investimenti. Grazie tante a te, amico, grazie. Arrivederci. La prima cosa che farò appena tornata è fermarmi avanti la sala e guardarla tutta. Iniziare a sentire le voci dei colleghi che chiacchierano prima di iniziare, Veronica che ci chiama per il briefing, qualcuno che come al solito è in ritardo, una familiarità delle piccole cose. Buongiorno a tutti, un caro saluto, diciamo, per questo video veloce che mi è stato chiesto, saluto generoso. La prima cosa che farò quando tornerò al call center sarà quello di la gioia di rivedervi tutti e soprattutto di salutare il mister, coloro che lavorano con me e un po' tutti, diciamo in generale, perché significa che il pericolo è passato. Un caro saluto a tutti voi e un abbraccio forte a Mariella e ad Amy. Ciao a tutti, a presto. Il momento più buio sembra che stia quasi terminando e che si comincia a intravedere una spirale di luce in fondo al tunnel. Tutti ci auguriamo che sia davvero così. E tu che cosa auguri a Flycall?
Ciao, faccio un augurio a Flycool affinché possa sempre crescere sia sull'aspetto aziendale, commerciale ed economico. Una crescita sempre all'insegna di nuovi traguardi e nuovi obiettivi da raggiungere tutti insieme dai dirigenti, dai proprietari, dai dirigenti, dallo staff agli operatori, tutti uniti affinché si cresca sempre insieme e nella tutela di tutti, affinché tutti, dallo staff all'operatore, possano dire che hanno trovato un punto fermo nell'aspetto della propria vita, hanno trovato sicurezza appunto in questo ambito lavorativo. A tutti, ciao, un augurio sempre alla ricerca di nuovi desideri e obiettivi da raggiungere, sempre. Un augurio che mi sento di fare a tutte le persone che compongono questa grande famiglia, questa grande azienda che è Flycall, è di avere una vita sempre serena, sempre piena di gioia e che ogni nostro sogno possa diventare realtà, perché la nostra vita in fondo è la nostra opera d'arte. Per quanto riguarda l'azienda invece in sé per sé come luogo di lavoro, auguro ovviamente di raggiungere traguardi sempre più importanti e di salire sempre più in alto. Un bacione, ci rivediamo presto. Il mio augurio è che tutto questo possa finire presto, in modo che tutti noi possiamo tornare a vederci e tornare a lavorare insieme. Un bacione. Dopo la tempesta torna sempre il sole. Il mio augurio è che possa risplendere su tutta Flycall un grande arcobaleno per illuminare tutti noi e tornare al più presto più forti di prima. Un bacio. Allora, in questo momento di emergenza complicato per tutti noi, abbiamo imparato che il cuore della nostra azienda è stata la cooperazione e il rispetto dell'altro. Quindi l'augurio che io faccio a tutti noi è di avere un progetto sempre comune, di rispettare queste caratteristiche che ci hanno reso forti in questo momento e di portarlo avanti anche quando questa emergenza sarà passata. Grazie. Ciao a tutti, l'augurio che voglio fare alla nostra azienda è quello di poter raggiungere sempre i risultati che ci prefissiamo, in modo da poterci migliorare sempre e poter crescere soprattutto a livello aziendale. Vi lascio con una massima: se insisti, alla fine conquisti. Un saluto a tutti e buona giornata. Ciao a tutti, quando ho cominciato a lavorare per Flycall non conoscevo nulla di questo mondo, non sapevo le emozioni che poteva trasmetterti questo lavoro. Poi pian piano le emozioni che potevano sembrare solo lavorative sono le stesse emozioni che può trasmetterti una famiglia. Per me Flycall è questo, una famiglia. E per te invece cos'è? Flycall per me è una grande famiglia, una grande azienda. Si lavora tutti insieme in gruppo per la buona riuscita del lavoro. Insieme a voi uniti, anche se distanti, ce la faremo. Per me Flycall è gioia, positività e forza. Ormai sono quasi 3 anni che faccio parte di questa grande azienda che per me ormai è come una seconda casa, è una seconda famiglia. E ho a che fare con persone che oltre che essere super professionali sono anche di cuore e non è una cosa scontata. Quindi c'è proprio profumo di umanità. Vi voglio un gran bene, ci rivedremo presto. Un bacio dalla vostra Stella. Cos'è per me Flycall? Sicuramente la mia seconda famiglia allargata. Sono fiero di farne parte, grazie di esistere. Buongiorno, un saluto speciale ai tre destinatari di questo messaggio, al nostro capitano che è Emilia, a Mariella, a Marco, con l'augurio di stare bene voi e le vostre famiglie, e
con l'augurio soprattutto di abbracciarci presto da vicino, abbracciarci proprio fisicamente, che ce n'è tanto bisogno. Il mio pensiero in questo videomessaggio è cosa penso di Flycool. Semplicemente mi avete dato di nuovo gli stimoli di un guerriero che combatte per un obiettivo, che lo raggiunge e che spera di raggiungerne sempre tanti altri, più alti ancora di quelli attuali. Un bacio a tutti voi, soprattutto anche ai nostri colleghi, ai miei colleghi operatori di Salerno e di Avellino. Cos'è per me Flycool? Flycool non è altro per me un luogo dove ho conosciuto persone squisite, bravissime persone, iniziando dallo staff, ai responsabili e a tutta l'azienda. Sono pienamente felice di poter lavorare con loro e condividere il mio tempo con questa azienda. Chiamiamola una seconda famiglia. Ciao a tutti, mi è stato chiesto che cos'è per me Flycool. Flycool non è la semplice azienda dove la puoi trovare ovunque. Per me Flycool è la mia seconda famiglia, dove trovo sempre qualcuno che mi ascolta, anzi che mi sopporta. Mi mancate, vi voglio bene. Che cos'è per me Flycool? Posto di lavoro, però particolare, perché di solito sul posto di lavoro trovi i colleghi e il capo che ti rompe il cazzo. Io fortunatamente ho trovato amici che mi fanno pari A e soprattutto ho trovato, diciamo, una famiglia, una seconda famiglia. Insomma, non è, come diciamo noi, non è il classico call center. Flycool per me non è soltanto un luogo di lavoro, ma una seconda casa in cui i miei colleghi non sono solo colleghi, ma amici con cui condividere i nostri obiettivi. Ogni istante della nostra vita è scandito da piccole e grandi emozioni. Quello che stiamo affrontando in questo momento, più che mai, ci costringe, per così dire, a fare i conti con il nostro mondo interiore, fatto di affetti familiari, personali, ma anche lavorativi. A tal proposito, mi piacerebbe sapere qual è stato il momento più emozionante per te all'interno di Flycall. Il ricordo per me più emozionante è un ricordo che risale a un po' di anni fa, dove praticamente Mariella sulla lavagna elettronica fece un video con tutto un collage di foto dell'anno dei operatori, e compreso in varie situazioni, compresa anche la festa di Natale. E ricordando anche insomma dei operatori che per lei insomma gli sono stati molto cari. Questo per me è stato il ricordo, uno dei ricordi più emozionanti, perché ce ne sono stati tanti. Allora, il momento più emozionante per me è stato quello di potermi collegare in smart working. Ci sono state delle difficoltà iniziali perché non riuscivo a trovare il cavetto USB da collegare per collegare telecellulare al computer, quindi hotspot. Praticamente, dopo aver superato questo handicap, questo scoglio, diciamo per me, e sono andata a recuperare un adattatore perché lo spinotto del computer non mi entrava sulla presa della corrente elettrica, quindi sono andata in giro per casa per cercare un adattatore e l'ho trovato. L'unico adattatore che potevo appunto utilizzare era quello che era collegato allo spinotto del ferro da stiro. Da allora mi hanno chiamato le mie colleghe Miss Ferro da Stiro. Questo è stato un momento emozionante per me, grazie. Ciao Mariella, buona domenica. Allora, di momenti emozionanti alla Flycall, sia personali che di sala, ne ho vissuti più di uno. Quello che voglio ricordare in questo momento è stamattina è il discorso fatto all'ultima festa di Natale. Dopo un anno un po' difficile per tutti noi, sia a livello lavorativo, a livello personale all'interno della Flycall, quel discorso fatto dopo quel video che vedemmo fu davvero per me molto molto emozionante, quindi ricordo quel momento. Allora, qual è stato il momento più emozionante? Allora, ce ne sono tanti, ce ne sono stati tanti.
Il primo che mi viene in mente è ottobre 2017, perché Mariella mi chiamò nella sala riunioni per farmi i complimenti di com'era andata il mese prima, settembre 2017. E io non me l'aspettavo, sinceramente. E dall'emozione mi fumai una sigaretta, che me la diede lei, ed era un anno e mezzo che non fumavo. Credo che quello sia stato il momento fra i tanti che ricordo con più simpatia, con più emozione. Il periodo che stiamo vivendo è sicuramente un periodo storico. Mai ci era successo di dover evitare necessariamente qualsiasi tipologia di contatto con altre persone. Mai ci era successo di dover necessariamente essere chiusi in casa per così tanto tempo. Molte aziende sono riuscite comunque a portare avanti il proprio lavoro grazie allo smart working. E per un'azienda che lavora in beni di prima necessità, come la connettività, si può dire si avvicina al momento più caldo dell'attività. La domanda che ci stiamo ponendo a questo punto è come lo intendi il fatidico fine mese? Abbiamo posto la domanda ad alcuni esperti del settore. Vediamo le loro risposte. Allora, per noi il fine mese è fondamentale, non solo per il nostro obiettivo personale, ma soprattutto per quello aziendale. Quindi, se fino a questo momento abbiamo dato il massimo e ci siamo impegnati tanto, gli ultimi giorni sono quelli più importanti. Quindi, come dicono i nostri tutor, cercate di promuovere oppure manata rind. Quindi, fine mese dobbiamo stringere i denti e riuscire a fare tanti contrattini. Per essere un pochettino tutti più felici, insomma. Buona giornata a tutti. Quando sentivo parlare di fine mese, prima che cominciassi a lavorare per la Flycall, pensavo che era solo l'avvicendamento di un periodo. Oggi, quando sento parlare di fine mese, sento qualcosa dentro che mi fa puntare a fare quello che di solito non è fattibile. Mi fa venire la voglia di combattere di nuovo, a prescindere da come sia andata la parte restante. Però per la seconda volta lo viviamo in un modo insolito e per la seconda volta faremo la differenza. Buon fine mese a tutti! Fine mese cosa rispondi? Il fine mese è l'essenza di Flycall, non lo puoi descrivere. Il fine mese che intendo io, come molti di noi, va solo vissuto, è adrenalina pura. È un mese a parte. Ci vuole solo una cosa, la cazzimma. Se mi dici, ecco, il mio fine mese, ecco, è racchiuso in questa foto. Ecco, qua è cazzimma, per intenderci. La lavagna va riempita, ma a fine mese va sfondata. Quindi, vaiù, menammarindo e sfondiamo questa lavagna. Per tutti il fine mese è un giorno importante dove lo staff, l'azienda, ma tutti gli operatori richiedono sforzo maggiore per centrare l'obiettivo aziendale. Per me il fine mese è comunque un giorno come tutti gli altri perché ogni singolo giorno do il massimo. Ci crederanno? No, eh. Saluti da Usharmani. Distanti ma uniti. Ah, dimenticavo. Wagyu, kame kashet. Madame Marib, forza. Il fine mese è il momento più cruciale durante il mese dove mi vado a tirare le somme su quello che io ho fatto fino in quel momento e sull'obiettivo mio personale, quindi cercare di far uscire più pezzi possibili per raggiungerlo e nel caso anche andare oltre a quello stesso obiettivo, quindi cercare di affrontarlo nel meglio che possa, anche se un po' sotto pressione. Fine mese, ultimi giorni per il raggiungimento dei propri obiettivi e di quelli dell'azienda. Negli ultimi giorni ci si impegna sempre di più, perché è vero che non si può ricominciare da capo, ma c'è sempre possibilità di scrivere un nuovo finale. Se questo lavoro, diciamo, mi ha insegnato qualcosa, mi ha insegnato a non arrendersi mai, perché fino alla fine c'è sempre modo di recuperare. E ricorda, non ti arrendere mai, perché è sempre l'ultima chiave del mazzo quella che apre la porta. Come trascorro il fine mese? Sicuramente che pezzo in fronte.
Dalla regia questo è tutto. Ora tolgo gli occhiali, un momento serietà. Innanzitutto voglio ringraziare i nostri videomakers, Antonio Esposito e Antonio Sordillo, senza i quali tutto questo non poteva essere possibile. Grazie di cuore. Abbiamo deciso di organizzare una sorpresa per voi, per Emilia, Marco, Mariella, per ringraziarvi. Abbiamo cercato di stupirvi. A volte, spesso, dietro i vostri pensieri ci sono preoccupazioni, e nonostante questo non ci fate mancare mai nulla. Vi ringraziamo, speriamo che questa sia stata una sorpresina gradita. Grazie della fiducia che ponete in noi ogni giorno, ci mancate tantissimo e speriamo di abbracciarci presto nella nostra Flagol. Sì, abbracciami che ho fatto, perché pochi sanno fuori. Tutto tempo che è passato e tempo pensa, o si rimane non esiste niente più.